Naturalmente mi presento, sono Roberto Sandulli e sono un ordinario di zoologia e insegno quindi materie zoologiche e biologia marina all'Università Partenope di Napoli. Oggi parleremo, affronteremo due temi, come vi dicevo prima, ragazzi. Affronteremo il tema della biodiversità del Mar Mediterraneo e per spiegare questa biodiversità. Naturalmente dobbiamo riferirci al passato del Mediterraneo, a quello che è il Mediterraneo adesso e quello che potrebbe diventare il Mediterraneo nel prossimo futuro. E poi parleremo, nel secondo seminario, parleremo della problematica delle microplastiche in mare, e secondo un approccio naturalmente di tipo bioecologico. Ditemi soltanto se va avanti la presentazione, se vedete la seconda slide. Si vede, perfetto. No, ok, grazie. Allora, prima di affrontare il tema della biodiversità, dobbiamo capire quali sono le grandi differenze che contraddistinguono la vita marina dalla vita sulle terre emerse, dalla vita terrestre. Innanzitutto sappiamo benissimo che il mare diciamo, ricopre gran parte della superficie terrestre, circa il 70%, mentre invece le terre emerse circa il 30%. Quindi il nostro pianeta dovrebbe essere chiamato, più che terra, dovrebbe essere chiamato mare, ma noi biologi di chiamarla biosfera, perché in realtà è esattamente quello che è una, diciamo, una sfera che piena di vita in tutti i suoi sistemi. Torniamo un po' alle differenze tra il mare e le terre emerse, vediamo di comprenderle insieme. In mare esistono, vivono più animali, più gruppi animali che gruppi vegetali, e più gruppi invece vegetali sono presenti sulla terraferma rispetto ai gruppi animali. Io di solito qui già mi fermo e chiedo ai miei studenti come mai questo è possibile, se per esempio i ragazzi che mi stanno ascoltando hanno idea di come questo possa accadere, perché in mare ci sono più gruppi animali che vegetali. Ora non so se questo è il caso, insomma, non ci potremmo fermare, vedere se qualcuno ha qualche risposta, altrimenti, insomma, ve la dico io la risposta. Ma la risposta è semplice, è che sulla terra emersa tutti gli ambienti, tranne delle rarissime eccezioni, per esempio gli ambienti di grotta e così via, sono interessati dalla luce, solare. Sulla terra emersa, naturalmente, questo comporta che, le specie vegetali siano in grande, maggioranza rispetto alle forme, animali, perché c'è luce dappertutto, i vegetali fotosintetizzano, come sapete bene, cioè fanno la loro produzione primaria, cioè si nutrono attraverso dei meccanismi che hanno a che fare con, come sorgente energetica, la luce solare. In mare questo accade naturalmente, i vegetali sono importantissimi in mare, però non ci dimentichiamo che il mare è un ambiente tridimensionale, che nella superficie è investito dalla luce, ma man mano che scendiamo in profondità la luce diventa via via meno importante, pertanto i vegetali scompaiono e gli animali diventano via via più importanti. Quindi questo è essenzialmente diciamo, il motivo più importante per questa differenza. Gli animali diciamo, hanno una maggiore biodiversità a livello di grandi gruppi nel mare. Che ne so, per esempio molluschi, artropodi, tra cui crostacei, per esempio, anelli di policheti. Quindi a livello di grandi gruppi sono importanti, però ci sono non tantissime specie, sono relativamente poche le specie, cioè le categorie inferiori ai filum, alle classi, agli ordini e così via. A terra succede esattamente l'opposto, gli animali sono maggiormente biodiversi a livello di specie, cioè esistono tante specie che appartengono però a pochi grandi gruppi. Se voi pensate che ma la maggior parte degli invertebrati terrestri appartengono ad un unico grande gruppo, che è quello degli insetti,
gli insetti sono un unico gruppo, però caratterizzati da decine di migliaia di specie e quindi grandissima biodiversità a livello specifico, ma a livello di grandi taxa molto di meno. Per quello che riguarda l'ambiente marino c'è poca superficie utilizzabili dai vegetali ancorati al fondo, perché naturalmente questa poca superficie, l'abbiamo detto prima, è legata soprattutto all'ambiente fotico, cioè l'ambiente fotico vuol dire l'ambiente interessato dalla luce. Se andiamo in profondità, esiste il substrato, esistono le rocce, esistono i fondi fangosi, sabbiosi, ma questi fondi non vengono colonizzati da forme vegetali perché non c'è luce. Invece il paesaggio terrestre, l'abbiamo già detto prima, è dominato da vegetali e se volete sono proprio i vegetali che articolano l'architettura del mondo animale, che fanno sì che gli animali abbiano determinate forme, abbiano determinate ovviamente strutture. Ancora per quello che riguarda il mare, diciamo che le microalghe, cioè il fitoplancton e i batteri autotrofi, perché dovete sapere che esistono tantissimi batteri autotrofi che sono molto importanti perché fanno la fotosintesi come le microalghe, sono in numeri, in biomassa enormi. Quindi pensate che gran parte dell'ossigeno che viene prodotto a mare attraverso la fotosintesi viene prodotto diciamo da questi microorganismi che sono microalghe e batteri autotrofi. Pensate che l'insieme di questo fitoplancton produce più ossigeno della foresta amazzonica, quindi cominciamo a renderci conto della loro importanza. Nonostante siano limitati nella profondità, naturalmente sono estremamente importanti dal punto di vista della biomassa. La biomassa non è altro che il peso della sostanza vivente. Nel caso degli ambienti terrestri, gli animali trascorrono la gran parte della loro vita a contatto con il suolo, anche le specie, diciamo, che non sono sempre a contatto con il suolo, pensiamo tra gli invertebrati agli insetti, e tra i vertebrati, per esempio, pensiamo agli uccelli, oppure anche ai chirotteri, alcuni mammiferi, no, particolare, diciamo che però gran parte della loro vita questi animali la trascorrono a contatto con il suolo. Quindi loro vivono in un ambiente bidimensionale piuttosto che tridimensionale come gli organismi marini, che possono essere sospesi nell'acqua, come per esempio il plancton, abbiamo visto, che si divide in plancton vegetale, fitoplancton e plancton animale, zooplancton, e anche il nekton. Questi sono dei nomi strani, ragazzi, che forse alcuni di voi avranno sentito, ma non tutti. Il nekton è per esempio formato dai grandi nuotatori, da tutti quegli animali che vivono nella colonna d'acqua, sospesi se volete nell'acqua, e che riescono a nuotare e quindi a vincere le correnti marine. E abbiamo accennato alla biodiversità, giusto per capirci meglio. Oggi voi sapete bene che questo termine viene diciamo quasi abusato, no? Chiunque parla di biodiversità, no? Però non necessariamente coloro i quali ne parlano sanno di che cosa parlano. E allora che cosa si intende per biodiversità? Biodiversità o diversità biologica descrive l'enorme diversità di forme viventi che sono presenti nella nostra biosfera e descrive anche la loro distribuzione all'interno della nostra biosfera. Quindi se voi date un'occhiata a questo grafico che avete sulla vostra sinistra, vedrete che sono rappresentati il numero di specie esistenti nei vari gruppi di organismi. La prima cosa che ci salta all'occhio è questa fetta di torta preponderante che è di colore azzurrino. Non so come la vedete nei vostri schermi, io la vedo azzurrina, e sono per l'appunto gli insetti. Guardate, gli insetti sono un gruppo veramente molto particolare, perché nonostante vivano in una piccola porzione della nostra biosfera, cioè nella parte relativa alle terre emerse,
E guardate che gli insetti non è che vivono dappertutto nelle terre emerse, sono degli ambienti in cui gli insetti, pensate agli ambienti diciamo antartici, artici, ambienti polari, non sono, sono in alcuni casi scarsamente presenti, in altri casi proprio assenti. Ciò nonostante, gli insetti rappresentano la maggiore percentuale di biodiversità in termini di specie del mondo vivente. E un'altra, poi vedete, oltre agli insetti ci sono i protozoi, che sono diciamo questi qui che adesso non so se vedete, aspettate, cerco di farvi vedere con un puntatore, non so se riuscite a vedere il puntatore. Ok, questi sono gli insetti diciamo che potenzialmente sono rappresentano la loro biodiversità, ma questa diciamo frazione qui colorata all'interno, vedete, che vi sto contrassegnando adesso, in realtà sono il numero di specie che realmente sono state descritte. Quindi questa è una biodiversità in atto e questa invece è una biodiversità, diciamo, in potenza, potenziale, perché gli insetti, come vedete, potrebbero essere in numero molto maggiore di quello che sono. E poi ci sono naturalmente protozoi, poi naturalmente ci sono batteri, ci sono ovviamente virus anche naturalmente, ci sono nematodi, i nematodi sono anche tra gli organismi che potenzialmente sono, potrebbero addirittura essere il numero di specie maggiori rispetto a quelle degli insetti. Quindi è questa la biodiversità, l'insieme, la pletora di forme viventi nella nostra biosfera. Ora però avviciniamoci un pochino all'argomento di cui vogliamo parlare. Per, diciamo, in un certo senso spiegare la biodiversità che esiste in Mediterraneo, bisogna fare un passo indietro, anzi molti passi indietro, dobbiamo arrivare alla cosiddetta Pangea, no? Al momento in cui nella nostra biosfera, che seguiva la Pantalassa, alla nostra biosfera circa 225 milioni di anni fa si formò questa grande massa continentale di terre emerse e quindi cominciò a svilupparsi la vita sulle terre emerse. Allora, fino allora la vita era soltanto vita marina, la vita legata appunto alla pantalassa, all'ambiente marino, all'ambiente acquatico. Sappiamo quello che accade, l'abbiamo studiato, sono certo che anche voi l'avete studiato, e quindi una serie di eventi geologici e anche dei fattori ecologici che si sono ovviamente variati nel frattempo hanno portato alla formazione, vedete, nel tempo, passando attraverso il Triassico, il Giurassico, il Cretaceo, fino al giorno presente, quindi del nostro sistema, più o meno dei continenti come li conosciamo noi adesso. Però tutto questo è avvenuto in maniera, diciamo, molto lenta nel tempo. E durante questo periodo si è formato il Mediterraneo. Il Mediterraneo si è formato, vi ricordate, partendo dal cosiddetto, dalla Tetide, no? dal mare di Tetide, che è una, vedete, questa specie di golfo che inizialmente inizia a prendere le acque dalla parte, diciamo, se volete, indiana, dell'oceano, di quello che poi diventerà l'oceano indiano, l'oceano Pacifico, l'oceano indiano. Ecco, l'andare del tempo si è via via aperto, chiuso nuovamente, poi di nuovo riaperto, soprattutto ovviamente per quello che riguarda Gibilterra. Quindi la storia di questo mare è stata una storia abbastanza complessa. Qui viene ricapitolata, quindi questa storia della geologica del Mediterraneo naturalmente ha comportato anche di conseguenza una storia relativa alla flora e alla fauna mediterranea, che via via nel corso di milioni di anni si sono poi evoluti a secondo del clima che allora era vigente in Mediterraneo. Per esempio, diciamo che da 220 a 30 milioni di anni fa
che sono la sequenza ABC di queste tre grafici, il Mediterraneo viene, prende origine da questo Tethys, vedete la parte azzurra, vedete è in sovraimpressione rispetto all'attuale disposizione dei continenti del Mediterraneo, le terre emerse del Mediterraneo. Allora, vedete, 220 milioni di anni fa era così il Mediterraneo. E quindi era soprattutto formato da acque calde, quindi è chiaro che all'interno di questo sistema si sono sviluppate soprattutto forme sia vegetali che animali di tipiche di acque calde, di origine naturalmente indo-pacifiche tropicali. Poi invece più recentemente, da 10 ai 6 milioni di anni fa, c'è stata addirittura la cosiddetta crisi del Messiniano, la crisi di salinità del Messiniano, che diciamo, ha portato ad una perdita quasi totale della connessione con l'Indo-Pacifico e con l'Atlantico e quindi ad una perdita totale per eccesso di temperatura, quindi per evaporazione delle acque del Mediterraneo. Quindi probabilmente voi non so quanti di voi lo sanno, ma c'è stato un momento in cui il Mediterraneo in realtà non esisteva quasi più, e se questo ha generato un'estinzione pressoché totale della flora e della fauna mediterranea. Ora non so se parte questo filmato, altrimenti andremo avanti. Io probabilmente su questo portale non ce la fa, infatti non credo che... Era un'animazione questa slide legata alla possibilità di farvi vedere i movimenti diciamo orogenetici, cioè la formazione della piattaforma continentale, ma andiamo avanti, non è partito il filmato. Questo è quello che vi avevo appena accennato, è la cosiddetta crisi del Messiniano. Guardate, questa è la nostra Italia, 5 milioni di anni fa, e questo è il nostro Mediterraneo di 5 milioni di anni fa. Era un deserto. L'unica eccezione a questo deserto erano questi laghi, molto, vedete, profondi, perché questi laghi erano gli unici acquitrini, chiamiamoli acquitrini, anche se molti erano molto vasti, i cosiddetti laghi salati del Mediterraneo, che erano l'unico posto dove era rimasta dell'acqua. Quindi voi immaginerete questi laghi salati, ipersalati, quello che potevano ospitare una fauna molto, una flora e una fauna molto particolare. Quindi qui c'è un accumulo di sale, quindi questo è importante ricordarcelo quando poi vedremo un'altra caratteristica del Mediterraneo. Diciamo, dopodiché, dopo questo Messiniano, quindi a partire da 5 milioni di anni fa, si apre la breccia di Gibilterra, comincia, vedete, ad aprirsi la breccia di Gibilterra, e naturalmente questo consente l'apertura e tutte le acque atlantiche, il fiume Atlantico invade questo deserto salato e quindi l'acqua atlantica comincia a sciogliere, se volete, il sale sul fondo di quei laghi profondi ipersalati. E questo spiega perché nel Mediterraneo l'acqua sia più salata rispetto, per esempio, all'Atlantico. La media dell'Oceano Atlantico è di 35 per mille, cioè ci sono 35 parti di sali per litro d'acqua, nel Mediterraneo ce ne sono da 37 a 39, e nel caso di, durante, diciamo, dei periodi estivi addirittura può salire ulteriormente, quindi vedete che questa salinità è legata proprio alla presenza di questi laghi. Quindi si è ricolonizzato il Mediterraneo con le acque atlantiche, che hanno portato sia specie di acqua fredda, se provenivano dal lato nord dell'Atlantico, sia specie di acqua calda, se provenivano dalla parte africana, diciamo così, e quindi subtropicale dell'Atlantico. E quindi voi capirete che all'interno di questo bacino sono entrate sia specie di acqua fredda che specie di acqua calda, e questo naturalmente faceva sì che anche la biodiversità di questo posto sia sicuramente stata arricchita già a partire da 5-4 milioni di anni fa. Un altro evento molto importante per il Mediterraneo è stata l'apertura
circa 150 anni fa del canale di Suez, che come sapete bene è un canale artificiale, e questo però ha riaperto un piccolissimo varco con l'Indo-Pacifico, che ha generato e genera ancora adesso ovviamente un problema via via sempre, che è già molto importante ma la sarà sempre di più in futuro, che porta ad una migrazione di fauna tropicale nel nostro Mediterraneo. Si chiama migrazione lessepsiana, quella a cui mi sto riferendo, dal nome dell'architetto Lesseps, che ha ideato e progettato il canale di Suez. Questo possiamo dire che è il più imponente cambiamento biogeografico che è in corso in questo momento nel Mediterraneo. Allora, vediamo un po' di animali, visto che sono uno zoologo, vi devo far vedere gli animali, e vediamo quali sono questi animali del Mediterraneo. Allora, ci sono tanti tipi di organismi animali mediterranei. Ci sono, come capirete, sia degli organismi animali che provengono da mari caldi, quindi che chiameremo ospiti caldi, e quelli che invece vengono dai mari più freddi, cioè dall'Atlantico settentrionale, per dire, che chiameremo ospiti freddi. Questi sono ancora ospiti dei nostri mari, del nostro Mediterraneo, a partire, pensate, un po' dal Pleistocene. Quindi, diciamo, fino a circa 10.000 anni fa ci sono state queste immigrazioni. Le immigrazioni naturalmente ci sono sempre. Il Mediterraneo, a partire da 1.800.000 anni fa, fino a 10.000 anni fa, è andato soggetto a continue glaciazioni, a periodi di glaciazioni, quindi periodi freddi, e periodi di interglaciazioni, quindi periodi caldi. Quindi questa alternanza, voi immaginerete bene, che avrà favorito prima gli ospiti freddi, nel caso delle glaciazioni, e poi gli ospiti caldi, nel caso delle interglaciazioni. Quindi diciamo che c'è stata quindi una serie di eventi che ha favorito una serie anche di, naturalmente, condizioni ambientali particolari. Nei periodi freddi naturalmente si assisteva ad un abbassamento del livello marino, perché naturalmente buona parte dell'acqua dolce veniva incamerata dal ghiaccio e quindi i livelli marini tendevano a diminuire. Le temperature erano naturalmente più basse, molto inferiori rispetto anche di 10-15 gradi rispetto a quelle attuali. Invece durante i periodi caldi si scioglieva gran parte di questo ghiaccio e quindi c'era un aumento dei livelli marini e naturalmente anche dei livelli di temperatura, ovviamente. Quelle che vi faccio vedere in questa slide sono in alcuni casi degli ospiti freddi, e alcuni, pensate, li possiamo anche individuare dai loro nomi. Questa conchiglia, questo bivalve qui, si chiama Arctica islandica, e già il nome ci fa venire freddo, no? Ci fa venire i brividi, perché capiamo benissimo di che origine è, come pure la panopea norvegica. Quindi vedete questi nomi: islandica, arctica, norvegica, ci fanno capire che sono degli ospiti freddi. Ma noi abbiamo anche degli ospiti caldi che vivono ancora da noi. Uno dei più importanti è questo signore qui, lo Strombus bubonius, che è un gasteropode, un mollusco gasteropode che vive ancora nei nostri mari. Un altro è il Conus testudinarius, qui non è presente, e poi c'è Brachydontes senegalensis, e quindi il nome ci fa certamente capire la provenienza, ed è, diciamo, un bivalve che viene dai mari tropicali del Senegal e si è stabilito bene in Mediterraneo. Poi ci sono le cosiddette specie biogeografiche del Mediterraneo, cioè delle specie che vivono normalmente all'interno del Mediterraneo. Queste specie sono per esempio le specie atlantico-mediterranee, quindi sono quelle specie che sono entrate in Mediterraneo attraverso l'Atlantico, sono bene adattate e vivono benissimo nei nostri mari. Tra queste c'è la sardina mediterranea, che è la sardina Pilchardus sardina, a differenza appunto c'è anche la sardina atlantica, la sardina Pilchardus, che è di provenienza schiettamente atlantica, ma che vive in discrete quantità anche in Mediterraneo. Poi ci sono
le specie ad ampia distribuzione. Specie ad ampia distribuzione si chiamano anche cosmopolite, cioè che vivono non solo in Mediterraneo, ma in tanti altri posti. E tra queste ci sono, per esempio, uno è un esempio di questo, il cosiddetto vermocane, che è un anellide polichete errante, Ermodice carunculata, che vive nel Mediterraneo meridionale. Questo è un animale che ama le temperature un po' più alte, quindi peraltro è un animale velenoso a cui bisogna stare attenti, perché ha delle vedete queste spinette bianche che sono collegate a delle ghiandole velenifere che sono abbastanza fastidiose. Qualcuno è stato punto probabilmente in questo momento da un aculeo di Ermodice carunculata, si sta espandendo in Mediterraneo, perché come sapete bene in Mediterraneo siamo, non solo in Mediterraneo ma a livello globale, stiamo vivendo un momento di innalzamento della temperatura, e questo induce diversi cambiamenti, soprattutto in mari chiusi, piccoli come il Mediterraneo. Poi ci sono le specie endemiche, lo dice la parola stessa, le specie endemiche sono quelle che vivono esclusivamente nel Mediterraneo. Questi endemismi possono essere di vecchia data, addirittura in alcuni casi sono di data tetidiana, quindi pensate un po', parliamo di vari milioni di anni fa, e si chiamano paleoendemiche. Se invece sono più recenti si chiameranno neoendemiche. Però noi sappiamo che le specie endemiche vivono solo da noi, e tra queste per esempio c'è una specie molto carismatica del Mediterraneo, che è il Corallium rubrum, il corallo rosso, quello per intenderci che viene lavorato dalle nostre parti a Torre del Greco, dove c'è un'antichissima tradizione di lavorazione del corallo, che appunto per appunto, oggetti preziosi, quindi è un animale che ha uno scheletro calcareo molto duro e di colore rosso intenso, che appunto lo rende molto molto, tant'è che si chiama corallo rosso prezioso, lo chiamano questa specie. E questa specie di corallo rosso, ci sono diverse specie di corallo rosso nel mondo, però il Corallium rubrum è il vero corallo prezioso, e vive solo in Mediterraneo, e c'è una piccola nicchia che è anche leggermente fuori allo stretto di Gibilterra dal lato meridionale. E poi pensate, tra le specie endemiche ce n'è una che conosciamo benissimo, perché praticamente soprattutto dalle parti nostre ne mangiamo una grande quantità, ed è la cosiddetta cozza, no? Il mitilo mediterraneo, che è il Mitilus gallo provincialis. Si chiama gallo provincialis perché la prima specie di questo mitilo è stata descritta nelle acque francesi, da cui Gallia, che allora venivano chiamate Galli. E mentre invece l'altro mitilo, quello che non abbiamo in Mediterraneo, non è una specie endemica del Mediterraneo, è il Mitilus sedulis, che invece abbiamo nell'Oceano Atlantico. Poi ci sono specie subtropicali atlantiche, e quindi logicamente parliamo di specie di origine calda. Tra queste c'è un pesciolino molto carino che vedremo più in là in questa presentazione, che si chiama Donzella pavonina, Talassoma pavo, ma ci sono migliaia di esempi. Vi farò migliaia, decine, centinaia di esempi, in maniera tale che voi possiate comprendere come mai questo Mediterraneo ha tutta questa biodiversità. Oltre alle specie subtropicali atlantiche, quindi quelle lì calde, ci sono anche le boreali atlantiche, cioè quelle fredde. Tra queste abbiamo per esempio degli anemoni, Sagarzia elegans, che è questo signore che vedete qua, che a voi sembrerebbe dei ricci di mare, ma quelle non sono spine, ma sono semplicemente dei tentacoli di un anemone, un anemone peraltro abbastanza frequente. Vediamo con i numeri perché, come mai il Mediterraneo rispecchia questa grande biodiversità. Innanzitutto dobbiamo dire che nel Mediterraneo attualmente ci sono circa 13.000 specie descritte. Queste 13.000 specie rappresentano dal 4 al 17%, a seconda dei vari gruppi di organismi, degli organismi marini di tutto il mondo. Ok, voi dite, ma che cos'è il 4, il 10%? Parliamo di percentuali molto basse, però dobbiamo invece renderci conto che il Mediterraneo rappresenta
lo 0,82, se teniamo conto solo della superficie del Mediterraneo, per cento di tutti i mari, di tutti gli oceani, di tutte le acque salate mondiali, e pensate, solo lo 0,3% in volume di tutti gli oceani. Quindi, pur rappresentando in entrambi i casi meno dell'1%, in superficie addirittura un terzo dell'1% in volume di tutti gli oceani, noi possiamo vantare una biodiversità pari in alcuni casi anche al 17%. Queste, vedete, sono i vari gruppi, vedete, vegetali, queste sono le alghe, alghe brune, alghe verdi, alghe rosse, le magnoliofita sono le fanerogone, cioè sono le piante superiori. Noi non dobbiamo pensare che in ambiente marino, in ambiente acquatico, vivano solo alghe, ma ci sono anche piante superiori, cioè piante dotate di radici, fusto e foglie, e che hanno una riproduzione sessuale attraverso i fiori. Quindi uno, diciamo, delle più importanti è Posidonia oceanica, la vedremo tra un poco, e vedete la biodiversità, diciamo, di queste specie. E qui c'è invece presente, riportata la biodiversità a livello mondiale, ci rendiamo conto delle elevatissime percentuali, vedete, in alcuni casi, che si hanno tra tutti quanti questi organismi in Mediterraneo. Quindi questo si spiega perché il Mediterraneo, per l'appunto, come vi raccontavo prima, presenta sia delle specie di origine di mari di origine di mari caldi, sia delle specie che vengono originate in mari freddi, e quindi sia delle specie addirittura che si sono sviluppate all'interno del Mediterraneo, dando luogo agli endemismi, e questo naturalmente arricchisce moltissimo il sistema ecologico. Guardate, nemmeno a farla apposta vi avevo accennato Posidonia oceanica, ed eccola qui. Questa pianta, che voi conoscete sicuramente benissimo, perché tante volte la ritrovate, le foglie le ritrovate spiaggiate, appunto sulla battigia delle nostre spiagge, anche d'estate, più in autunno naturalmente, e rimangono lì per l'inverno fino all'estate successiva, appartengono a questa pianta marina. Velocemente, vedete, questa è una pianta che è formata da fusto, che è questo marroncino che vedete qui, le radici che finiscono nella sabbia sottostante, nel fondo sabbioso sottostante, questi sono i rizomi, le radici, e poi ci sono queste foglie possono essere lunghe anche oltre un metro e venti, e sono larghe un centimetro, questa è ingrandita, e questo che vedete qui invece è il fiore di questi organismi. Quindi si tratta di organismi vegetali, e quindi di vere e proprie fanerogame, cioè di piante superiori. Vado velocemente perché altrimenti non riesco a mantenermi nei tempi, vedo che sono già un pochino in ritardo con questa presentazione, vi faccio vedere velocemente quali sono i paleoendemismi. Questi li conoscete, questo che vedete a destra è il nostro polpo comune, e questo che vedete è quello che noi chiamiamo apurpessa a Napoli, questo è upurpo a destra, il polpo, e questa invece è la polpessa. Per inciso, E questi sono polpi e non sono polipi, questo è molto importante sottolinearlo, perché i polipi sono le forme, diciamo, sedentarie degli cnidari, quindi parenti delle meduse, polipi e meduse vanno insieme, e il polpo invece è un mollusco cefalopode, per questo che state vedendo qui. Bivalvi. Stiamo parlando sempre di paleoendemismi, ragazzi, paleoendemismi, cioè questi organismi sono endemici del nostro Mediterraneo, ma da tantissimo tempo. Le capesante le conoscete, il pettine di Giacobbeo, di San Giacobbo, ancora crostacei, vedete, granchi di vario tipo, e gamberetti altrettanto. Questo è uno dei crostacei più grandi del Mediterraneo, guardate, nemmeno a farla apposta, si trova in prossimità di una prateria di Posidonia, quindi così in due colpi mettiamo due paleoendemismi del Mediterraneo, la Posidonia come forma vegetale di pianta e questa granseola che sarebbe la Maia squinado.
decapode, un crostaceo decapode. E poi passiamo ai pesci, le tracine, qualcuno di voi le conosce perché magari si è preso, si è beccata sotto il piede una puntura delle spine dorsali che sono legate ad una ghiandoletta velenifera, e poi altri organismi, questa è una, a Napoli si chiama cipolla questo pesciolino, cepola cepola, e poi vedete alghe, Laminaria rodriguesi, che è una macroalga. Poi ci sono i superstiti boreali, quindi superstiti freddi, ok? Quindi in pratica alcuni clamidi. Questa naturalmente il nome stesso si chiama Martasterias glacialis, ci fa, richiama la sua origine di acque fredde, è una degli asteroidei, cioè delle stelle marine più grandi mediterranee. E poi ci sono, vedete, dei superstiti invece caldi, quindi che sono entrati in Mediterraneo in un periodo caldo e sono sopravvissuti. Roberto, c'è un'interruzione. Scusate, ragazzi, mi sentite? Sì, ora si sente di nuovo. Ora si sente Ok, di nuovo. deve essere stata una connessione, probabilmente è la mia connessione a casa che ha generato questo problema. Sì, Riprendiamo da qui, avete sentito fino alle fissurelle, vero? si è sentito, sì. Le fissurelle sono diciamo, delle patelle che hanno un foro che serve per, appunto, per la respirazione di questo animale, ci sta una branchia, diciamo, in prossimità di queste fessure. Questi sono degli ospiti, diciamo, dei superstiti di acque calde senegalesi. Un'altra è la purpura emastoma, un'altra è una ciprea molto bella, vedete in questo caso nella foto sopra ha fatto, vedete, le uova, ha deposto le uova, e questa è una ciprea, si chiama anche porcellana questo casperò. E questa è quella che vi raccontavo prima, la donzella pavonina, che è un animale molto particolare, è un ospite anche lui di acque calde, vedete, ha una livrea molto sgargiante e la livrea, diciamo, è, in un certo senso, rappresenta anche il dimorfismo sessuale più evidente in questa specie. Questa è una specie ermafrodita, come peraltro molti pesci sono ermafroditi, e lo stesso individuo nasce femmina per poi diventare, man mano che si accresce, maschio. Qui abbiamo delle femmine, questa che vedete sono individui giovanili, ok, femmine, poi questo è un adulto, e qui abbiamo una livrea, vedete, intermedia, quando la femmina, che tipicamente questa livrea passa, vedete, comincia a perdere questa macchia nera, passa attraverso questa livrea, e quindi in cui è intersesso sia i testicoli che le ovaie sono immaturi, e poi vedete passa, diventa completamente maschio, quindi matura i testicoli e le gonadi femminili invece regrediscono completamente. Quindi i grossi esemplari sono maschi e i piccoli esemplari sono femmine, ed è un ospite caldo. Moltissimi spari che sicuramente conoscete, ve li faccio vedere velocemente: un'orata, Ogelli, i marmi, le salpe. Siete napoletani, quindi conoscete la fauna ittica dei vostri mari, del nostro mare. E questi sono altri saraghi. Questo è un sarago faraone che sta cominciando ad entrare anche nelle nostre acque. Un sarago che fino a qualche anno fa era presente esclusivamente nelle zone siciliane, ovviamente perché più calde. Adesso, con l'aumento delle temperature, anche più verso a latitudini più a nord, anche questo signore si sta spostando verso nord. Questo invece è il sarago pizzuto, questo è il sarago maggiore, questo è il sarago fasciato. Quindi diciamo subito che il Mediterraneo che stiamo vivendo oggi, diciamo, è un Mediterraneo che continua ad essere fornito
dall'Atlantico, però è in deficit perché diciamo, l'apporto fluviale che ha diciamo, dai fiumi europei è molto basso e i tassi di evaporazione sono molto alti, quindi tendenzialmente l'acqua nel Mediterraneo tende quindi a evaporare e poi diciamo che viene in parte bilanciata da acqua che viene dall'Atlantico. In questo momento ci troviamo chiaramente in una fase interglaciale, una fase calda, diciamo così, e quindi questo favorisce l'arrivo dall'Atlantico di specie di acque calde, insomma, attraverso naturalmente Gibilterra. Naturalmente entra molta fauna, molta flora anche da Suez, che comunque continua ad essere aperto. Quindi possiamo dire in sostanza che il Mediterraneo durante l'estate, che notoriamente è un mare temperato, ormai sta perdendo questa caratteristica. Possiamo dire addirittura che d'estate, con gli aumenti della temperatura, il Mediterraneo è paragonabile a un mare tropicale. Noi ce ne accorgiamo anche diciamo facendo semplicemente il bagno durante l'estate, ci rendiamo conto che le temperature sono più alte rispetto a un decennio fa ed è temperato durante l'inverno. Quindi le specie temperate sono più diciamo proliferano maggiormente in inverno, mentre quelle tropicali proliferano soprattutto d'estate. E, naturalmente questo comporta dei grossi cambiamenti. Questi cambiamenti possono anche arrecare delle problematiche anche ovviamente negative. Per esempio abbiamo appena detto la variazione delle temperature stagionali che tendono ad essere via via più calde, e questo non è certo un fatto positivo ovviamente. Questo comporta anche per esempio che ci siano delle variazioni sia nella quantità che nella qualità dei sali nutritivi che sono essenziali al processo della fotosintesi, quindi alla produzione primaria, e quindi diciamo che generalmente questo è un fenomeno anche questo molto negativo. Maggiore riscaldamento delle acque superficiali che cosa fa? Fa sì che ci siano delle alterazioni anche nella circolazione delle acque, però la circolazione delle acque è estremamente importante perché riporta in superficie, l'acqua del fondo riporta in superficie i nutrienti che sono importanti per la produzione primaria, cioè per la fotosintesi dei vegetali. Ma se si forma questo gradino termico sulla parte superficiale, le acque profonde non riescono a salire in superficie perché le acque calde sono anche meno dense e quindi stratificano sulla superficie e non consentono alle acque profonde e quindi diciamo più ricche di nutrienti di arrivare in superficie. Quindi questo genera dei problemi notevoli anche ovviamente a livello pure di biodiversità naturalmente. Perché genera dei problemi? Perché questi aumenti di temperatura favoriscono ingressi di specie aliene che arrivano, per esempio, quando dico specie aliene, non sono marziani, ragazzi, sono specie che vengono da, dovrei dire, all'octone, no? Che vengono da altri sistemi, pensate per esempio che vengono dal Mar Rosso attraverso il canale di Suez. Se le temperature nel Mediterraneo sono molto elevate, naturalmente queste specie che entrano in Mediterraneo hanno più chance non solo di trovarsi bene, ma anche di riprodursi e quindi insediarsi in Mediterraneo a discapito delle nostre specie, delle specie mediterranee. Quindi questo può generare dei problemi legati proprio alla biodiversità, diciamo, mediterranea. Però sono cose che molto difficilmente controllabili. E inoltre queste problematiche vengono riscontrate anche per quello che riguarda per esempio la quantità e la qualità del pescato, delle specie pescabili. Io credo di aver diciamo messo dentro un po' di informazioni ai ragazzi. Mi piacerebbe a questo punto, se la professoressa è d'accordo, avere anche magari un feedback dai ragazzi, cioè sapere se ci sono delle domande, delle richieste di chiarimenti e altrimenti insomma
Per quanto riguarda questa presentazione, mi fermerei qui. Volevo appunto sapere. Allora, io ringrazio prima cosa per questa bellissima presentazione. Purtroppo noi a scuola, come diciamo, non abbiamo tempo di fare queste cose, questi approfondimenti specifici, tutta la parte, diciamo, delle specie, diciamo, non abbiamo tempo, ma anche per le quinte, per i miei alunni di quinta, miei anche di altro collega che sono presenti, diciamo, la parte storica di quella che è la Pangea Pantalassa la facciamo in maniera molto quasi da scuola media, diciamo. Vabbè, diciamo sì, questo lo capisco. Quindi però... voglio dire, penso che i ragazzi abbiano. Allora, ragazzi, c'è qualche domanda specifica? Le signorine sul corallo e giovanotti sul... non lo so, c'è qualche cosa che volete chiedere, qualcosa che vi interessa in maniera particolare? Ragazzi, che a volte si parla con le caselline colorate io. Se mi sentite, perché io non so... No, prof, tutto chiaro. Cioè, anzi, bellissimo, grazie. Doriana, ok, vabbè, anche perché voi non l'avete ancora fatto, quindi è un accendo. No, vabbè, lei deve iscriversi a una facoltà scientifica, non so quale, oscilla ancora fra biologia, biotecnologia, medicina, ancora non sa. Diciamo che si sta orientando, quindi... diciamo, ripeto, sono cose che noi non facciamo, quindi ci ascoltano parlare di altro, quindi penso che a loro... Poi è chiara, l'esposizione è stata chiarissima. Se lei poi ci può lasciare o dare con calma questa presentazione, così i ragazzi potranno, se certo. Possibile. La presentazione ovviamente consta di tante altre slide. Lo so, vabbè, ma insomma giustamente le cose che hanno... Così quando mangiano sulla tavola dice mamma, abbiamo mangiato questo a tavola. Perfetto, certamente, ci sono... Io pensavo di mettere un po' di foto di animali. Va bene, insomma, ripeto, quando è possibile, perché così anche a chi non è stato lo posso passare ai colleghi, anche sicuramente del dipartimento che non hanno avuto modo di farlo, cioè la condivisione di queste attività per me è importante fra colleghi, diciamo, nel gruppo. A me è quello che fa piacere che rimanga ai ragazzi di questa breve conversazione, diciamo, di questa, su questo argomento è che noi abbiamo un Mediterraneo, io poi sarebbe molto bello parlare addirittura del Golfo di Napoli, perché il Golfo di Napoli all'interno del Mediterraneo ha delle peculiarità, delle caratteristiche, insomma, che lo rendono quasi unico a livello mondiale. Quindi, diciamo, questi aspetti mi fa piacere che i ragazzi comprendano che noi abbiamo un mare, il nostro mare è un mare molto, molto ricco, molto ricco. E, rispetto per esempio ad altri mari, spesso noi quando scambiamo delle informazioni con colleghi americani, gli americani ci prendono un po' in giro a noi europei, soprattutto a noi mediterranei, perché ci dicono ma voi non avete un mare, noi abbiamo l'Atlantico, abbiamo il Pacifico, avete, loro dicono voi avete a spit of water, che vuol dire una sputazzella di acqua. Essere così. E io li prendo sempre in giro perché gli porto i dati scientifici e gli faccio vedere, guardate, è vero, noi abbiamo spit of water, però abbiamo una biodiversità in questa spit of water che voi ve la sognate, non la potete immaginare, perché la biodiversità che è presente in Atlantico non è paragonabile a quella che è presente in Mediterraneo. No, io ricordo tutta la questione della Posidonia, quella di Procida che sta vicino al porto, tutto una specie di dal lato destro del porto entrando, c'è certo. Tutta una diciamo la prateria di Posidonia è uno dei sistemi marini più importanti in Mediterraneo. Per questo ho detto Mediterraneo. Per questo dicevo, quindi noi ce l'abbiamo sotto casa, diciamo. Può darsi che l'anno prossimo, se ci viene consentito, ci facciamo una gita sul golfo con i ragazzi. Popolarmente viene chiamata alga, no? La Posidonia, perché queste foglie verdi che vengono fuori dal mare per tutti sono alghe, ma non sono affatto delle alghe, sono delle piante superiori, sono delle piante che fanno i fiori, che fanno i frutti. Ora qui non ho tempo per spiegarlo, però insomma è una cosa abbastanza interessante, no? Ok, penso che possiamo andare se c'è l'altro, perché i ragazzi si stanno perdendo le connessioni, purtroppo hanno problemi di giga. Velocemente anche sulle plastiche cercherò anche di essere
diciamo un pochino più veloce, magari mi soffermo. No, ripeto, perché io conosco i loro problemi di connessione, quindi conosco le loro problematiche. Allora io adesso vedo di condividere la presentazione. Un attimo, vedevo. La devo trovare. Certe volte sembra. Vediamo se ho scelto quella giusta. No, come l'ho detto. Ho preso un'altra presentazione. Questa penso che sia proprio un capitolo dell'università. Della... Sì, sì, si faceva lezione. Allora, dovrebbe essere questa qui. Vediamo se è quella giusta, perdonatemi. Ok. Okay. No, scusatemi, non so se... Vediamo se siamo nella... Ok, dovrebbe essere quella lì giusta. Si vede? Si vede. Sì. Ok, allora vedo un attimo se riesco a lanciarla, altrimenti facciamo come... Ok, no, non parte. Da così si vede lo stesso, no? Sì, si vede come prima, bene. Ok, va bene. Allora abbiamo detto che la seconda parte del nostro discorsetto è legato a delle problematiche dei nostri mari. Insomma, i nostri mari sono ricchi di biodiversità, soprattutto il nostro Mediterraneo, ovviamente, ma sono anche ricchi di problemi. E uno dei problemi più, più pericolosi che ci sta affliggendo. Io naturalmente questo problema ci sta affliggendo da tanto tempo, solo che ce ne siamo cominciati a rendere conto soltanto da una decina d'anni, e via via negli ultimi anni stiamo cominciando a pagare anche fortemente questa problematica. La problematica è quella delle plastiche in mare. Noi abbiamo un mondo che è ricco di plastica, abbiamo basato il nostro sviluppo negli anni 60, 70, proprio sullo sviluppo dell'industria relativa alle plastiche. Tutti gli oggetti con cui noi quotidianamente abbiamo a che fare c'è della plastica. Però la plastica purtroppo rimane, non si degrada facilmente, e quindi questo genera delle problematiche, perché le plastiche, ahinoi, entrano anche nella catena alimentare. Ora io vi faccio, rapidamente vedere quali sono alcune cose, non vorrei soffermarmi su queste cose. Questi grafici che vi faccio vedere riguardano quanta plastica viene prodotta. Vedete, nel mondo dagli anni 50 c'è stato un incremento della produzione di plastica, e si calcola che nel 2050, vedete, saremo intorno ai 400 milioni di tonnellate di plastica prodotta, quindi ci rendiamo facilmente conto
di come, nonostante ci sia questo richiamo a produrne di meno e a utilizzarle meglio, in realtà ne continuiamo a produrre. Una cosa preoccupante è che, come vedete bene, che per quanto noi europei cerchiamo di mantenere una produzione di plastica un pochino più bassa, vediamo che nel resto del mondo invece, soprattutto... Roberto. Sì. Io sono fermo alla prima slide, non so gli altri. Quindi non si vede questa... Non sta andando avanti, quindi mo non so come fare per... Potreste provare a chiudere e riaprire. Allora chiudo, scusatemi, ma e riapro il file. Vediamo se questa volta... Allora... Speriamo che stavolta... Allora, questa è sempre la prima slide, la vedete? Così va. Vedete anche la seconda, allora? Sì. Ok, allora, questa qui, diciamo, questo volevo soltanto mettere in evidenza che, diciamo, la produzione di plastiche, sebbene nei paesi diciamo più industrializzati sia un pochino più contenuta, invece a livello mondiale, vedete, continua purtroppo ad essere presente, nonostante i continui inviti a, diciamo, a produrne di meno e a utilizzare meglio quella che già abbiamo. Questa è la distribuzione mondiale, si vede la terza slide? Si vede. Questa è una slide che ci fa vedere quanta plastica viene, quanto rifiuto di plastica, se volete, viene prodotta pro capite a livello mondiale, e vedete, insomma, che la produzione, vedete, si è spostata più nei paesi, per esempio nel Sud America, vedete, Centro e Sud America, molto si viene prodotto in Africa, in Asia, quindi si è spostata dalle, diciamo, nei paesi del terzo mondo, e che, diciamo, purtroppo è anche questo un indicatore di quello che sta accadendo, e non è certo un indicatore positivo. Questo è quello che accade alla plastica quando arriva al mare. La plastica, vedete, viene prodotta, di una stima di 86 milioni di tonnellate che finiscono a mare. Quello che voglio farvi capire molto velocemente è che quello che noi vediamo della plastica non rappresenta proprio nulla, nel senso che noi vediamo lo 0,5%, che è quella che galleggia nei nostri mari, che ci sembra già una quantità abnorme, ma dovete capire che il 99,5% in realtà è quella che è al di sotto della superficie dell'acqua. Quindi immaginiamo, appunto, la proporzione. Questo è molto importante, perché molto spesso si dice: se lontano dalla, le cose lontane dalla vista non vengono percepite, ma in realtà questo, c'è un modo più subdolo attraverso le catene alimentari di percepirlo. Lo percepiamo poi quando mangiamo pesci che sono ricchi di plastica. Questa è una parte della plastica che noi non vediamo, o meglio, voi non vedete, ma noi che andiamo sott'acqua o come subacquei o con dei robot subacquei possiamo raggiungere anche delle profondità notevoli, vedete anche qui, vedete bene che ci sta un bel po' di marine litter, cioè di rifiuti marini di origine plastica anche ad altissime profondità. Questi sono i vari punti in cui diciamo le plastiche penetrano in acqua, ma soprattutto, diciamo, le tipologie di input.
quindi vedete anche l'attività di pesca producono, queste in giallo producono molte plastiche, ovviamente che vengono rimesse in mare, le attività costiere in gran parte queste in marrone e così via, anche lo shipping, cioè le grosse navi producono un bel po' di plastica che viene rilasciata al mare. Qui vedete riportata anche una classificazione dimensionale delle plastiche. Le plastiche si dividono in macroplastiche, se sono maggiori di 200 mm sono particelle di plastica. Quelle che interessano, diciamo, che sono più subdole, sono le microplastiche di medie dimensioni e ancora più subdole le microplastiche più piccole, quelle che vanno cioè da un terzo a un millimetro. Esistono anche le nanoplastiche, naturalmente, e sono quelle che più facilmente entrano in catena alimentare. Quando entrano in catena alimentare, purtroppo, arrivano fino al nostro cibo di origine marina, in questo caso. Anche su questa, diciamo, mi soffermerei poco, e sono le modalità in cui vengono dalle plastiche, si arriva alle microplastiche, attraverso tanti processi che non voglio qui dettagliare. Queste sono le sorgenti di plastiche che arrivano ovviamente al mare, e per l'appunto la genesi di microplastiche a partire da macroplastiche, e che attraverso varie processi di natura naturale, di natura anche non naturale, o meccanica per esempio, vengono ridotte a microplastiche, che poi è la forma più subdola delle plastiche. Cominciamo a vedere qualcosa che ha a che fare con gli organismi marini in maniera diretta, cioè qualcosa che noi possiamo toccare, tangibile. A sinistra vediamo quanto il costo che bisogna diciamo investire, gli Stati Uniti in questo caso investono qualcosa come 8 miliardi di dollari per anno per abbattere, diciamo così, per cercare di contrastare, diciamo, l'inquinamento da plastiche oceaniche. Quindi, e però vediamo quello che accade, e questo che stiamo vedendo ha a che fare con macroplastiche. Vedete, ci sono, questa è un'otaria che è morta perché ha mangiato sicuramente qualche cosa di natura plastica. Guardate quello che accade a livello delle tartarughe marine, che vedete da piccole si sono infilate in questi contenitori di lattine. Sapete che questo cosino di plastica serve a tenere insieme un numero di lattine, però vedete quanto può essere pericoloso per una piccola tartaruga che ci si infila dentro, e poi quando si accresce, vedete, ovviamente è più forte il nylon, la plastica che è diciamo prodotta rispetto all'accrescimento di questa povera bestia. Oppure viene ingurgitata, come in questo altro caso, con spesso porta a mortalità, come in quest'altro caso, un uccello marino che vedete ha l'apparato digerente pieno di questi residui di plastiche colorate, che quindi l'hanno portato sicuramente a morte. E il problema della plastica è quanto tempo rimane in ambiente la plastica, quindi la durata. Queste sono, faccio vedere soltanto alcune, vedete le bottiglie di plastica durano 450 anni, le lenze di plastica durano fino a 600 anni prima di essere degradate. Ma poi degradate come? Perché poi da questi oggetti che sono macroplastiche vengono trasformati in microplastiche. Abbiamo visto che le microplastiche sono estremamente problematiche, per certi versi ancora di più. Qui vedete ci sono diversi altri articoli, anche non solo plastiche, vedete, anche i bicchierini di plastica, vedete, ci vogliono 50 anni per essere degradati, quindi questo è uno dei grossi problemi. Vi dicevo prima, è soltanto da pochi decenni che cominciamo a renderci conto del problema della plastica, a parte degli studi pionieristici negli anni, verso la fine degli anni 60, 70, 90, diciamo che a partire dagli anni 90 è cominciata, diciamo, uno studio un pochino più
metodico della problematica dei rifiuti in mare, soprattutto legati alla plastica. E, se, nel 91 è stata pubblicata da un lavoro di un gruppo greco, di ricercatori greci, che hanno fatto una statistica sui rifiuti sulle spiagge, oltre il 71% era composto appunto da plastiche. Vedete, questi sono i rifiuti che noi ritroviamo in Mediterraneo, vedete che la gran parte, oltre il 50%, vedete, è formato da plastiche, poi da legno, metalli e poi altre così via via, carte, tessuti e così via. Ci sono naturalmente, in questi anni abbiamo visto diverse campagne di sensibilizzazione sull'uso delle plastiche, su un uso più sostenibile delle plastiche, più attento, e quindi questo sicuramente è un altro aspetto molto importante, la sensibilizzazione nei confronti delle persone, appunto per renderle più consapevoli dell'utilizzo delle plastiche. E vediamo anche come queste plastiche incidono fortemente sulla vita animale. In questa slide sono riportati il numero di specie che presentano problematiche legate all'intrappolamento di loro parti fisiche con la plastica. Vedete che soprattutto organismi molto grandi, soprattutto uccelli, come vedete, uccelli, quindi cormorani, pinguini e così via, ma fino ad andare alle tartarughe, ai balene. I cetacei in generale sono molto colpiti, perché tartarughe e cetacei sono molto colpiti perché vengono in superficie a respirare, pertanto è più facile che loro si intrappolino con reti galleggianti e quindi detriti, residui di plastiche galleggianti. Questi sono per l'appunto il numero di specie, però vedete anche gli invertebrati, vedete, sono spesso intrappolati da sostanze plastiche. Qui invece i danni sugli organismi animali sono arrecati da plastiche che vengono ingerite, che vengono mangiate. E anche qui vedete gli invertebrati la fanno da padrone, soprattutto con gli uccelli, mammiferi marini come per esempio i dugonghi e i lamantini, che noi non abbiamo dalle nostre parti, e pinguini, vedete, ma anche cetacei, e fino ad arrivare agli invertebrati anche, e naturalmente i pesci sono quelli che ovviamente risentono maggiormente di questa delle ingestioni, ma insomma più o meno tutti. Questa è una slide che vi fa vedere come la circolazione superficiale possa anche influenzare l'accumulo di queste plastiche galleggianti, che vedete i cosiddetti gyre, cioè i vortici che si formano nelle acque superficiali del Pacifico, dell'Atlantico, generano in realtà anche un accumulo di plastiche, e si chiamano proprio isole di plastica, che alcune sono anche di chilometri quadrati, insomma, immaginate di incontrare un'isola e questa non è terraferma, ma è appunto formata da plastiche galleggianti. Qui in Mediterraneo ci sono, vedete, uno studio di un po' di anni fa che riguarda la maggiore presenza di frammenti di plastica, rinvenuti in campionamenti di rifiuti, condotti in Mediterraneo, quindi si usano per questi studi delle reti particolari che appunto vengono trascinate da imbarcazioni, e poi si valuta la quantità di plastica che riusciamo, che più o meno purtroppo si cattura per chilometro, ovviamente, e quindi si fa una stima di questo tipo. In questa slide invece guardiamo un pochino l'evoluzione che hanno le plastiche. Infatti ve l'ho già accennato, le macroplastiche iniziano ad essere degradate attraverso l'azione meccanica di onde, dopodiché queste plastiche che hanno cominciato a subire il processo di degradazione vengono poi attaccate anche attraverso meccanismi biologici. Quindi ci sono organismi che si attaccano a queste
plastiche, si chiama biofouling, questa tipologia di organismi, si attaccano e le appesantiscono, pertanto queste plastiche affondano e vengono in contatto ovviamente con un'altra biocenosi, con altre comunità marine che le ingeriscono, e però poi le eliminano in parte e vengono risospese attraverso le feci. Quindi mi fa immaginare queste plastiche che vengono inizialmente galleggiano, poi sprofondano e poi ritornano a galla in forma di particelle insieme alle feci degli organismi che vengono riportati su superficie. Un'altra azione deriva, diciamo, di degradazione sono i raggi ultravioletti. Vedete, se andiamo più a largo, più lontani, ovviamente queste microplastiche iniziano ad entrare nelle catene alimentari, se diventano sul fondo e poi possono ritornare nuovamente nella catena alimentare. Quindi diciamo che la storia, il fato di queste microplastiche, non finisce mai, è una storia senza fine in un certo senso, perché ritornano di nuovo fino all'uomo che le ha prodotte, paradossalmente. E questa che vi faccio vedere adesso riguarda come le microplastiche possono alla fine venire consumate dal destinatore, diciamo, finale, che poi alla fine per appunto siamo noi. Se noi prendiamo un allevamento, per esempio, sapete bene che ci sono allevamenti di ostriche, di cozze, di mitili, per appunto in ambiente aperto, in ambiente marino. Napoli è piena, lo sapete bene, di questo. Pensate alla zona di Bagnoli, di Pozzuoli e così via. Questi animali sono filtratori. Questi animali quindi accumulano queste sostanze, le microplastiche, attraverso la loro attività di filtrazione, e in parte queste microplastiche vengono di nuovo eliminate nel sistema. Vedete da questa, scusate, forse posso, non so se riesco a mettere, mi sa di no, perché non ce l'ho in, volevo mettermi un indicatore, ma non ve lo riesco a mettere perché non sono in modalità presentazione. Però guardate la cozza in basso, si vede che penetra insieme all'acqua da cui loro traggono nutrimento e che respirano, ovviamente, anche queste microplastiche, questi pallini grigi e rossi, che in parte vengono accumulati dalla cozza, in parte vengono eliminati. Però che succede? Succede che voi sapete bene che le cozze, prima di essere portate sul nostro piatto, vengono stabulate, cioè vengono lasciate a continuare a filtrare, quindi a vivere per un po' di tempo in acqua pulita, depurata, per cui si liberano di vari contaminanti. Il problema è che non si liberano completamente di tutti i contaminanti, anche in questo periodo di stabulazione, per cui quando arrivano nel nostro piatto purtroppo sono ricche ancora di microplastiche, e quindi queste microplastiche alla fine finiscono nel nostro sistema digerente. Sapete che tra le sostanze plastiche ci sono purtroppo delle sostanze che sono molto dannose, sono cancerogene, pensate agli ftalati, purtroppo rimangono appunto in questi bivalvi. Ci sono diversi modi, ovviamente, per combattere i rifiuti a mare. Ci sono diversi paesi, questi sono alcuni paesi che adottano diverse strategie, però vado avanti più velocemente. Il problema della plastica è anche stato recepito nella Marine Strategy Framework Directive, che è una direttiva europea che riguarda la tutela della biodiversità marina, e tra le misure di tutela ci sono per l'appunto 11 descrittori, e il descrittore numero 10 è il cosiddetto marine litter, cioè rifiuto marino, che però in gran parte questo rifiuto marino è, vi dicevo, legato soprattutto infatti alle plastiche.
ancora altri esempi di plastiche, vedete, quindi all'interno di questa direttiva, che è la direttiva europea più recente che sta cercando di applicarla in tutti i paesi europei, si distingue appunto come rifiuto marino, diciamo il rifiuto spiaggiato, il rifiuto che galleggia nella colonna d'acqua e in superficie, il litter che si trova sui fondi, sul fondo marino, quello appunto più ricco di purtroppo, perché tutto si accumula sul fondo, e fino anche diciamo agli accumuli che avvengono, al cosiddetto biaccumulo che avviene nei vari individui. E quindi si studia un po' la distribuzione, la quantità. Questa che vedete qui sono alcuni esempi di reti. Uno diceva le reti che hanno a che fare con la plastica, purtroppo le reti sono di plastica, il nylon è plastica. E quindi le reti da pesca, che spesso vengono abbandonate o vengono perdute, diciamo costituiscono una problematica primaria per quanto riguarda l'entangling, cioè le specie che direttamente vengono intrappolate all'interno di queste reti abbandonate. Guardate questo esempio, questa è una rete abbandonata che è continuata a pescare, guardate che il danno che fa a questi animali, che poi sono tutti animali che vengono tolti al sistema, ma vengono tolti paradossalmente anche ai pescatori, che non possono più utilizzarli nemmeno economicamente. Quindi i problemi della plastica sono veramente molto, molto, molto gravi e molto, molto difficili da risolvere. E questo è l'impatto a livello delle specie. Vedete in alcuni esempi di come le plastiche possono influenzare sia vertebrati, pesci, ma anche invertebrati marini. Vedete questo riccio di mare in profondità, trappolato in questo sacchetto di plastica. Altri esempi, questi sono delle biocenosi molto preziose, sono coralli bianchi. Vedete questi coralli bianchi sono diciamo intrappolati, ricoperti da queste diciamo da queste sacchetti di nylon che arrivano fino alle maggiori profondità. Queste foto, ahimè, sono tutte foto prese del Golfo di Napoli. Noi lavoriamo spesso utilizzando dei robot subacquei anche oltre i 100 metri, qui siamo intorno ai 120-130 metri, tra Punta Campanella e Capri, ci sono dei bellissimi fondali che però sono deturpati, vedete, da lenze, reti perse, copertoni, anche questa è plastica, e quindi nasse, pure queste in gran parte sono oggetti di plastica che costituiscono, generano un forte danno a livello degli organismi marini. Guardate, vi faccio vedere questo perché questa è una parete a Corallium rubrum, parlavamo prima di corallo rosso, questo è corallo rosso sicuramente di importanza commerciale, qui ci troviamo intorno ai 120 metri, però vedete che queste reti perse, vedete, vanno proprio a diciamo posarsi su questi rami, e quindi questo provoca la morte dei polipi. Il corallo rosso è una colonia, non è un singolo animale, ma è formato da tanti animali che si chiamano polipi, e qui si intravedono, sono bianchi, vedete, e che formano per l'appunto i rami di questo corallo, formano il carbonato di calcio, che poi naturalmente si colora di rosso, e quindi vedete il danno notevole che viene fatto a queste comunità. Io anche qui mi potrei fermare a queste slide, vi faccio vedere per l'appunto altri. Vedete queste pescate che una volta erano ricche di pesce, sono in realtà per buona parte anche piene di plastiche, insomma, e quindi i problemi sono veramente notevoli. Forse vi faccio questi ultimi due esempi perché sono quelli che ci fanno meglio capire come fanno ad arrivare al nostro piatto, per l'appunto le microplastiche. Dobbiamo partire dal basso, quindi dobbiamo partire dalla formazione appunto delle microplastiche che entrano nella rete alimentare dalla base, quindi dagli organismi del fitoplancton, dello zooplancton, che vedete si accumulano a livello dello zooplancton,
questi animaletti molto piccoli vengono mangiati da pesci di piccole dimensioni, che sono i pesci zooplanctivori, e che accumulano quindi le microfibre di plastica nel loro apparato digerente, in alcuni casi nei loro tessuti muscolari. Questi arrivano fino ovviamente ai predatori di sopra della piramide alimentare, quindi immaginiamo anche ai tonni, ai pesci spada, eccetera, vedete, fino quindi agli uccelli, gli uccelli che mangiano per esempio alici, si ritrovano poi lo stomaco pieno di queste plastiche. E quindi vengono, diciamo, bioaccumulate queste plastiche fino ad arrivare ai predatori, e l'uomo, come ben sapete, è il predatore per eccellenza. In questa ultima slide che vi voglio mostrare, vi voglio far vedere appunto quali possono essere la possibilità per ridurre le plastiche in mare. Questa si chiama regola delle 5 R. La regola delle 5 R, la prima cosa è la riduzione, naturalmente, nel produrre le plastiche. Perché bisogna ridurre la produzione di plastica? Perché noi ne produciamo in maniera eccessiva. E la seconda R riguarda il riutilizzo, il riuso di queste plastiche. Noi possiamo riusare lo stesso oggetto di plastica, perché noi una bottiglietta d'acqua possiamo continuare a riempirla per svariati mesi prima che questa si deteriori. Non è necessario buttarla via, diciamo, immediatamente dopo l'utilizzo. Possiamo riutilizzarla. E quando non riusciamo a riutilizzarlo, possiamo però riciclarla, rientra nel cosiddetto recycling, e queste plastiche vengono, diciamo, poi riciclate in altri oggetti. Possono essere raccolte, quindi, e addirittura ci sono alcuni architetti, vedete, tra questi ci sono artisti, ingegneri, che addirittura possono formare possono fabbricare dei nuovi oggetti utilizzando le plastiche, diciamo, riciclate e raccolte, e quindi, diciamo, per portare quindi al massimo questa riduzione degli input di plastica, quindi il riutilizzo. Queste sono le cosiddette best practice, quindi, che si possono mettere in atto per cercare di risolvere un problema che altrimenti non è risolvibile. Io mi fermerei qui, e naturalmente sono sempre qui a disposizione per domande e qualche richiesta di chiarimento da parte di qualcuno. Io, il docente a nome degli alunni, perché c'è una cosa che mi frulla in testa da massaia anche. Noi andiamo dal pescivendolo per comprare il pesce locale. Facciamo il discorso che poi, diciamo, diventa pratico. Benissimo, non bene, ma benissimo. Benissimo, perché il Mediterraneo ha più sapore, ha tutto. Però nel Mediterraneo ci abbiamo questo accumulo di microplastiche. Se prendiamo forse il merluzzo pescato nel mare del nord, nell'oceano Atlantico, c'ha meno microplastiche? Domanda proprio di... Purtroppo non è così. Dobbiamo dire che, pensate che addirittura le microplastiche nei pesci, negli organismi marini, sono stati rinvenuti pure in Antartide, che è il posto più remoto, ovviamente, dove il più lontano dall'uomo, diciamo, dalla civiltà dell'uomo. Ciononostante, è pieno di plastica pure lì. Quindi possiamo continuare dal pescivendolo locale a comprare il nostro pesce. Però la cosa più importante, anche per evitare altre tipologie di problemi, è quella dell'accumulo. Io vi ho accennato solo minimamente a quello che accade nella catena alimentare. Quindi voi capirete che il cosiddetto bioaccumulo vuol dire che la concentrazione di plastiche aumenta man mano che noi ci alziamo nel livello trofico alimentare. Cioè, voglio dire, se mangiamo delle acciughe, delle alici, le alici hanno accumulato un certo numero di una certa quantità di microplastiche.
ma se mangiamo un tonno che ha mangiato uno sgombro, che ha mangiato un numero molto elevato di alici, e il tonno mangia 10 sgombri al giorno, naturalmente in quelle carni c'è una quantità di plastiche, ma anche di altri contaminanti, per esempio metalli pesanti e così via, molto maggiore rispetto ovviamente al consumo di pesce. Mi sto portando verso il consumo di pesce azzurro, perché deve essere un consumo consapevole, non è soltanto una questione legata, cioè è veramente scientificamente provato, un trancio di pesce spada, che sicuramente fa piacere a tutti di mangiare rispetto a 4 alici fritte, vi voglio dire che dobbiamo pensare di mangiarlo magari non più di una volta al mese, insomma, e anche meno se ci riuscissimo. Non voglio portare il consumo di pesce spada, i vostri pescatori qua mi vincerebbero, però se noi consumiamo consapevolmente pesce azzurro, sappiamo che mangiamo il pesce più sano che c'è. Quando dico azzurro intendo anche dire dei piccoli, diciamo non solo acciughe, sardine, ma dico anche per esempio pesce azzurro di piccole dimensioni, come gli sgombri, come insomma ci sono tanti pesci, diciamo agli alletterati, per esempio il pesce nostro, del Golfo di Napoli. Cerchiamo di evitare il consumo dei predatori che stanno sopra la catena alimentare, quindi pesci spada, tonno e così via. Sarebbe preferibile. Quindi anche il salmone, lo dico per i ragazzi che mi stanno domandando. Se apriamo l'argomento del salmone, è un altro argomento. No, vabbè. No, è importante sapere che gran parte del salmone che noi mangiamo, anche il salmone che noi compriamo nelle buste, quello affumicato, noi dobbiamo pensare che è salmone naturale, ma è salmone prodotto all'interno di impianti d'acquacoltura. Ma chi di voi mangerebbe un salmone non rosa? Qualcuno di voi mangerebbe un salmone, diciamo, con carne bianca? Assolutamente no, quindi è trattato chimica, diciamo con decoloranti, con cosa gli danno? È bravissima, è proprio questo, è trattato con decoloranti, il pesce allevato sapete bene che è trattato con antibiotici e con una serie ovviamente di gli antibiotici vengono messi nel mangime per evitare che insorgano malattie all'interno del sistema d'acquacoltura, quindi insomma, si apre tutta la questione degli antibiotici, di tutto questo. Vabbè, queste sono cose che non sono antibiotici, anche per esempio ormoni della crescita. Molti di questi animali sono trattati con ormoni della crescita per farli accrescere più velocemente e portarli al mercato, diciamo, ad un costo ovviamente di produzione inferiore. Quindi partiamo dalla biologia per arrivare all'economia, siamo sempre là. Quindi ragazzi, una discussione questa è una frase che dobbiamo mettere sempre quando iniziamo a parlare di scienza nel campo nostro. Cioè, sì. Non mettiamo mai l'economia davanti, perché sennò gli errori che abbiamo fatto in passato e che stiamo pagando in questi giorni, soprattutto, li continueremo a fare e saranno purtroppo sempre peggiori le conseguenze. Però il tratto finale è che dobbiamo anche tenere conto, perché appunto quello che sta succedendo sta infierendo. Ragazzi, ci avete qualche altra cosa? Penso che il professore ci ha ampiamente spiegato, vi ha, come dire, fatto vedere se seguite il suo corso che cosa ascoltate. Sì, diciamo, ovviamente ascoltate tante altre cose, vabbè, diciamo il suo, nel senso intendiamo dire la biologia presso la Partenope, perché in effetti ha questa vecchia tradizione di istituto navale, poi insomma questo da quello nasce, per questo. Infatti abbiamo un taglio marino insomma in tutte le nostre facoltà, anche per questo ho detto, c'ho degli amici che si sono laureati lì, quindi conosco. Ragazzi, volete salutare, volete qualche altra cosa o saluto io per voi? Salutate voi, forza, è tutto chiaro, grazie. Sono perfetti. Beh, di avervi come studenti, perché ragazzi, voglio dire, siete brillantissimi. Se viene recepito subito tutto, sono felicissimo. Hanno ascoltato. Perché poi dopo mi devono riferire e relazionare su che cosa gli è piaciuto e che cosa, domande di stimolo. Ma diciamo, non dire a me quello che non è piaciuto, così cerchiamo di ripararlo. No.
Vabbè. Diciamo che purtroppo la parte con i nomi, con delle specie, diciamo che a loro... Io ho cercato di un pochino di contenerla quella, però d'altra parte se si parla di animali bisogna pure saperli riconoscere. Sì, sì, no, ma infatti, vabbè, purtroppo ripeto, loro non possono venire da nessuna parte quest'anno, e l'anno scorso, l'anno prossimo, vediamo. Vediamo sempre con grande... piacere, ci portano una ventata di giovinezza, di entusiasmo, e noi ne abbiamo bisogno. Anche se siamo, diciamo, un corso di laurea formato, non parlo per me che io sono abbastanza anzianotto, però diciamo che i miei colleghi sono molto giovani e quindi sono molto disponibili con i ragazzi, con gli studenti. Sì, ma conosco la facoltà di biologia fatta da voi, perché ci sono dei miei studenti che si sono spostati, poi vecchi studenti si sono spostati, quindi so il taglio che dà la Partenope. Questo mi fa molto piacere se si parla bene di noi. No, gliel'ho detto pure a qualche altra collega che ho incontrato, quei ragazzi, diciamo, glielo posso spiegare, che ha un taglio, fra virgolette, non dico liceale, ma molto di tutoraggio, questo glielo ho cercato di far capire. Molto, insomma, un pochino certamente è la nostra disponibilità, ma è anche legato al fatto che noi abbiamo un numero più limitato, possiamo seguirli, gli studenti li conosciamo personalmente. Questa è una cosa importante, perché molti si perdono, quindi ragazzi state ascoltando, diciamo, cosa potete trovare? Penso che questo era il messaggio che dovevano ascoltare da voi, anche se noi poi glielo diciamo. Certo. Ci salutiamo, ragazzi, andate a studiare? Penso che devono... Ok. Potete uscire, ragazzi. Grazie per l'attenzione, alla prossima, insomma. Veniteci a trovare quando è possibile. Grazie a lei, arrivederci. Arrivederci, grazie mille. Arrivederci, grazie. Dopo la registrazione.